cucina futurista si propone non soltanto una rivoluzione completa nell'alimentazione, signori e signori, allo scopo di alleggerirla, spiritualizzarla e dinamizzarla. La cucina futurista si propone inoltre mediante l'arte di armonizzare le vivande futuriste, non quelle biologiche, comprate voi, quelle futuriste, di suggerire e determinare gli indispensabili stati di animo che non si potrebbero suggerire e determinare altrimenti. Abbiamo combinato dei programmi di pranzi che noi chiamiamo suggestivi e determinanti. Tata pum tam pum tum trapapum pum tracheta ciapa bum. Le quattro stagioni della cucina futurista. Pranzo eroico invernale. Dei combattenti che debbano alle 3 del pomeriggio di gennaio montare in autocarro per entrare in linea di fuoco alle 4, o salire in volo per bombardare città o contrattaccare stormi nemici, cercherebbero invano una preparazione perfetta nel bacio doloroso di una madre, di una sposa, di figlio o in lettere appassionate. Una passeggiata sognante ugualmente inadatta, inadatta alla lettura di un libro meno. E si mettano invece questi combattenti a tavola, dove verrà servito un pesce coloniale al rullo di tamburo e della carne cruda squarciata dal suono di tromba. Pesce coloniale al rullo di tamburo. Prendete un cefalo bollito, infuso per 24 ore in una salsa di latte. Prenda nota, signore, grazie. Rosolio, capperi, pepe rosso. Al momento di servirlo sarà aperto, imbottito di conserva di datteri, intersecata da dischetti di banana e fette di ananas. Verrà mangiato al rullo continuato di un tamburo. Carne cruda squarciata dal suono di tromba. Tagliare un perfetto cubo di carne bovina, spillonarlo di correnti elettriche e tenerlo 24 ore infuso in una miscela di rum, cognac, vermouth bianco. Estrattolo dalla miscela, servirlo su un letto di pepe rosso, pepe nero e della neve. Masticare accuratamente per un minuto ogni boccone, dividendoli uno dall'altro da irruenti note di tromba soffiate dallo stesso mangiatore. Al momento del peralzarsi vengono serviti ai combattenti dei piatti di cachi maturi, melagrane, aranci rossi. Mentre questi scompaiono nelle bocche e saranno sparsi nella sala con spruzzatori suavissimi profumi di rosa, gelsomino, caprifoglio, gaccia, la cui dolcezza nostalgica e decadente sarà brutalmente rifiutata dai combattenti, che si porranno con fulminità alla maschera contro i gas asfissianti, vero?
al momento di partire ingurgiteranno lo scoppio in gola, duro liquido costituito da una pallottola di formaggio parmigiano macerato nel marsala.